Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Leo Red e ci siamo su credo che siamo su Mr. Meat. Cioè qui c'è scritto Mr. Meat, ma forse non è così che si chiama il gioco, ma poi lo vedrò. Allora ragazzi, andiamo su gioca. Ok. Ma dai, no raga, io una cosa che odio è proprio la pubblicità. Ok ragazzi, Amelia Clark, 28 anni, mora. Offerti scomparsa. Sì, ho capito, ma come, chi sei? Ma manco sembra umana. Poi una settimana fa ha accettato un lavoro come tirocinante nella compagnia di Mr. Meat. Non si sa sue notizie da allora. Mr. Meat si muove a velocità normale e quattro serrature. Il pavimento non scivola. Perché deve anche scivolare così che io cada? Ma dai, ma che è? Ok, noi ora andiamo a vedere un po'. Sì, noi, ovviamente tu devi accettare la tua amica, mamma mia, la tua amica è proprio bravissima a cercarsi un lavoro proprio qui. Madonna, che cavolo è? Mr. Meat. Ah! Tu salvare la ragazza! E non so, l'hai pure portato, a capito? Non ci vedo buttare. No. Ecco ragazzi, c'è uno porta. Ecco, c'è questo qua che fa. Allora, non potrei andarmene, cioè non me ne frega niente, cioè. Ah, non posso sparare, devo entrare in casa. Ok. Non si può entrare in casa, ma sei in. No, ma il lucchetto io sparo manco. Ah, ma ci stanno altri posti. Ecco, questo ragazzo ragazzi è molto eroico. Se non fosse una cosa, è molto scemo. Ma dai, ma sono tutte chiuse. Allora, che posto da schifo ha scelto la tua amica? Cioè mi dici. Sì, ma intanto io guarderei anche intorno a me. Aspettate, ma ragazzi, vabbè, questo è proprio, si capisce, è bloccato. Io credo che l'amica sia qui dentro. Perché lo credo? Perché guardate quanto è bloccato, cioè ce ne sta nascondendo qualcuno. Ma che albero del cavolo è questo? È la madoscia. Porta. Ho capito. Questo ha detto quattro volte, so bloccare, ma sono più di quattro volte, ci sono anch'io contà. Ma quante volte ha bloccato? Ah, oh, Mr. Meat, mi fai entrare? E che lo fa, bussa? Che devo fare, dimmi? Ragazzi, ma uno... Io non busso, proprio io non vengo proprio qui, che è un'altra cosa. Io sparo. Ma cagare. Ma quanti c'è? Ancora. Ah, forse ho capito. Ed è che devo aprirlo. Mortacci tua, devo aprirlo. No, è proprio no, raga, è proprio. È chiuso. Ma come si fa? Ci vediamo tra un po'. Ragazzi, ho trovato dei indizi. Eccoli qua, c'è questo puzzle. Ecco, oggetti. Ci stanno gli oggetti che tu puoi trovare. Allora, in questo gioco c'è chiave della macchina. Quindi, come cacchio hai fatto a perderti la chiave della macchina? Fotocamera, martello, codice, tronchesi, pinze, fucile a pompa che ce l'ho, chiave segreta del cassetto, pistola. Perché hai lasciato... Vabbè, pezzo di legno in stata. Ok, accedi alla cassaforte. Ma che... Ah no, non da... Accedi al fienile. No, che cacchio era? Ma dai, ma sono tutti bloccati, non è possibile. Perché la tua amica si trova sti lavori strani? Non poteva andare a fare, non so, qualsiasi cosa che non qui.
Ho capito, ma questo proprio ci ha messo i pezzi di legno per bloccarlo. Ecco, c'è del sangue, sarà suo, amico. Credo che sia morto, non ci credo che sia viva. Perché li fa il gentleman qui? Capito che ti piace, che la vuoi salvare, ma credo che sia la cazzata che ti è venuta in mente, proprio geniale. E ragazzi, credo che dovrò fare un po' di indizi, cioè le dovrò spawn. Cioè, dove caspita trovo una chiave verde, poi? Allora, la chiave verde è in cantina o in cucina. Per aprire sta gran cavolo di porta, allora, apri questo lucchetto per accedere al fienile di Mr. Meat. Sì, fatto. Accesso alla casa. Mi dici come cacchio faccio? No, dai, ma perché? Accesso? Ok, ragazzi, dovremmo sparare, ma cosa cacchio ho fatto fino ad ora? Cioè, ho provato a sparare, ma non mi faccio sparare. Me lo dite per voi come caspita faccio a sparare una cosa? E quale? C'è cioè, questo. Se devo aver visto un tipo che mi dava. Non è questo a me. Ho capito. Sono entrato. Dai, ma mi fai sparare. Oh, aspettate. Bellissimo. Guardate sparare. Ah no, era una cagata. Ok, ragazzi. Non so come sparare. Oh, sparo qui. Ecco, questo non è che non l'ha sentito, ma l'ha sentito voglia. Mio Dio, quello è matto. Signore, il coso. Non ho niente. Oh mio Dio, ho capito. Ma cazzo era? Una padella. È un prosciutto. Cazzo era? Mio Dio. Ah, mi hai pure bloccato, pezzo di merda. Sono di merda. Mi hai rinchiuso come la mia amica. Ma almeno la mia amica sta con me. Ma dove cacchio è? Ma io credo che questo sia un. Grazie per questo coso. Che ci dovrei fare? Dovrei. No, mi hai rubato il fucile. No, mi hai rubato il fucile. Ho capito, come cacchio è che c'è un cavolo. Sì, ho capito. Molte cose. Ecco. Se lo ritrovi, giuro che me ne vado. È in altro posto del fienile, ma dove che siamo? Ah, guarda un po'. Però te l'ho rotto, a voglia. I polizi sono andati via perché avevano paura di quel pazzo maniero. Ma che cacchio, non c'entri pure. Ma mi dici quanto cacchio sei grosso, amico? Ecco, porta in faccia. Mio Dio, maiale. Ma che maiale. Oh, ma cacchio è, oh. Cacchio è. Oh, raga, ma che cacchio ho appena visto? Un maiale mi ha fatto male. Raga, il maiale mi ha fatto male. Ragazzi, il maiale è proprio un pezzo di merda. Ah, ma ha pure cambiato posto, riso. Sì, quindi. Ma dai, ma che vuoi da. Ma è malato questo. Cazzo di maiale. Tutto cazzo di merda. Ma che vuoi da me? Ma dai, ma che vuoi? Ragazzi, siamo nella merda perché questo maiale è il cavolo. Mr. Meat non è solo l'unico che mi vuole uccidere. È gran cavolo. C'è pure il coso, il maiale del cacchio, che ora lo uccido, mio Dio, se lo trovo. Perché non è possibile che quel maiale fa veramente cagare il cacchio. E ora come scappo da qui ditemelo voi perché.
Rompi, ma che è? Scusi. Sì, ma guarda, mi corre là. Hai rotto il pezzo di legno, grazie. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, scappa. Sei bella. Bella per te, amico, ma... Sì, ma non solo il Mr. Meat mi vuole uccidere, ma appunto il coso del maiale. Ma il maiale mi vuole uccidere. Quarta per cagare. Ok, io potrei cagare in pace. Ah, è una porta. Strano modo per cagare. Cioè, tu caghi e cagare. No, guarda, io non parlo più, cioè, veramente. Questo blocco. Sì, ma questa volta fanno più grandi le cose. Cazzo era? Questo nasconde la carne qui. Malato. Ah. Sono in casa. Stronzo figlio di puttana, dov'è la sua ragazza? Credo che l'aveva nascosto qui, ragazzi, perché ovviamente dovrò cercare la chiave, che io non ce l'ho. No. La macchina, basta, scappate. Ma sti cazzi, amico, ma che cacchio te ne frega di quella? C'è forse proprio quella la diventa sola. Perché proprio lei ti deve si salvare? Questa è la porta che ho spaccato io. Io credo che lei era qui. Io però ho fatto la cagata del... Dov'è il mio fucile? Ma io devo cercare la mia arma, cioè la devo cercare perché questo qui mi ha preso l'arma. Ah, che bello, così almeno uno non deve metterci tempo. Oddio, quello è malato. Ho capito che sei malato, ma no, api, ma che porta è? Mio Dio, ma è malato questo. Oh, dai, la ragazza è malato. Ammalato. Ho capito, se mi vedi. Cioè, tu ti mangi pure quel pezzo schifoso. Buono, eh. Ma che è, salame piccante. Mamma mia, c'ha pure il coso. Ma perché l'ho guardato? Perché ho aspettato? Quanto sono stupido! Quanto sono stupido! Ciao, ciao, cagare. Signore, le posso dire una cosa, se ne vado a cagare, per favore. Non è per prenderla in giro, ma lei se ne dovrebbe un po' per andare a cagare. Ma che è la... Ma va! Allora, qua non mi ha visto. Ma va a cagare allora, oh. Almeno mi fa vedere la ragazza, così so dov'è. No, esce. Vediamo ragazzi, dov'è la ragazza? Hai, ti sei mangiato la ragazza? Ma cazzo, ma è un piede quello. Ah no, è il mio piede. Cazzo, si è preso il suo piede. Si è mangiato il suo piede, ma va a cagare. Raga, ma la ragazza è morta, ma che cacchio volete da me? Ragazzi, la ragazza è morta, non so voi, ma la ragazza è morta. Noi ci vediamo al prossimo video e niente. Ciao ciao.